Una vittoria cercata, voluta, difesa contro una delle migliori squadre del campionato. Una vittoria ottenuta grazie al rigore procurato da Metrano, fallo di Calori e trasformato da Esposito. Da stasera cannoniere assoluto dell'Empoli nella storia delle partecipazioni azzurre in A. Una vittoria sofferta che mantiene intatte le possibilità di salvezza dei toscani, ma che gli uomini di Spalletti pagano a caro prezzo. A Metrano, Baldini e Ficini ammoniti salteranno la sfida spareggio col Bari, così come Cappellini ed Esposito infortunati. Per l'autore del gol del successo i tempi potrebbero essere molto più lunghi, lussazione alla spalla, e per lui la domenica è finita così, in ambulanza. Ci mancheranno diversi calciatori, però io sono fiducioso perché i miei, anche quelli che stanno fuori, dimostrano una grande disponibilità, un grande attaccamento, per cui sarà il momento di farsi valere. Paura numero uno per Zaccheroni, la paura che il clima di incertezza a livello societario si ripercuota anche sul rendimento della squadra. Paura, almeno nel primo tempo, confermata dai fatti. Ma io non sono nella testa di tutti i giocatori, spero che non siano andati ad incidere, almeno per quanto mi riguarda vado in campo per la tifoseria, vado in campo per la società, ma vado in campo anche e soprattutto per la squadra, e quindi credo che l'ambizione ci debba essere e quindi non ci si debba accontentare. Udinese, lontana parente a tratti rispetto a quella delle ultime settimane, incapace di sviluppare il gioco che l'ha portata così in alto in classifica, ma anche sfortunata. Poggi in panchina all'inizio, Jorgensen e Locatelli a formare il tridente con Birof. Già, tanto con il suo rientro metà vittoria già in tasca, avrà pensato qualcuno. Invece il tedesco è stato quasi annullato da Baldini e dalla grande domenica di Roccati. Nella girandola dei portieri, finalmente Spalletti ha trovato l'uomo giusto. Ma oggi ho fatto una partita come tutte le altre, forse un po' più fortunato perché sono riuscito ad arrivare su tutti i palloni, e comunque è naturale che quando c'è un comportamento così collettivo è normale che magari si vada un po' meglio che le altre volte. L'Udinese nel secondo tempo ha tentato il tutto per tutto. Non è bastato neppure questo per smorzare a fine gara la rabbia di Zaccheroni. Se vedo un miglioramento sono contento, o perlomeno un mantenimento di una prestazione positiva. Se vedo dei passi indietro nell'interpretazione della gara come è avvenuto oggi non sono assolutamente contento. Sorride invece Spalletti, anche se non vuol parlare del suo futuro, magari proprio di quella panchina per ora occupata da Zaccheroni. No, a me mi attira molto l'idea di potermi salvare con la mia città e con la mia squadra. Questo mi attira. È stata una partita viva, accesa, spigolosa, anche con molti falli, è vero. Un tocco di mano di Gianni Chedda non punito. Ma è stata anche la dimostrazione di cosa significhi collaborazione tra arbitro e giocatori. 5 cartellini gialli alla fine, pesantissimi 3 rimediati dall'Empoli. Eppure mai un gesto di reazione, mai uno scatto d'ira. Insomma, nonostante la posta in palio, una volta tanto hanno dominato il